Quest'anno la festa del 15 agosto delle chiese valdesi del primo distretto non si svolgerà. In continuità con la tradizione, però, sono stati organizzati dalla commissione esecutiva distrettuale due momenti di culto e di racconto. Ve li proponiamo in differita da Pramollo e da Bobbio Pellice. Buon ascolto! Il Signore, il nostro Dio, io faccio ogni cosa nuova. Benvenuti e ben ritrovati, fratelli e sorelle. Benvenuti e benvenute a tutti voi che ci seguite attraverso Radio Bequit. È scritto: cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni. Ci raccogliamo in preghiera. Nostro Dio, innanzitutto ti ringraziamo per questa giornata dove possiamo insieme cantare le tue lodi. Noi desidereremmo offrirti un cantico nuovo, ma dobbiamo imparare da te che fai ogni cosa nuova. Tu che puoi cambiare il volto della terra, tu che puoi convertire il cuore di noi esseri umani. Ti chiediamo, vieni in mezzo a noi con il tuo spirito e che la tua parola ci convinca che tu vuoi per noi una novità che veramente trasformi le nostre vite e le liberi. Amen. Ora cantiamo l'inno 42, la prima e la terza strofa. Thank you.
Il Signore che può fare ogni cosa nuova ci chiede di esaminare la nostra vita alla luce della Sua parola e chiedergli di essere rinnovati, di essere liberati. È scritto: Gesù andava dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Ci raccogliamo nella preghiera personale e comunitaria con piena fiducia, cercando una parola che ci rimetta in piedi. Preghiamo. Nostro Dio, una buona notizia ci ha raggiunti e desideriamo raggiunga tutto il mondo. Tu ci hai fortemente amati e amate, nonostante quello che l'essere umano è capace di fare, nel senso del male e della contraddizione. Ti presentiamo le nostre vite, che vorrebbero essere quelle di sempre. Non vorrebbero essere quelle che devono cambiare perché un'epidemia ha colpito il mondo. E ci chiediamo come le nostre vite cambieranno ancora. Costretti a cambiare, non apprezziamo particolarmente il nuovo, la novità. Ti chiediamo di perdonarci se non abbiamo pensato e cercato di cogliere te come fonte di un possibile cambiamento per noi e per il mondo, di una liberazione dal senso di colpa, dall'incertezza, dagli sforzi di volontà con cui a volte affrontiamo il vecchio delle nostre vite e cerchiamo di cambiare. Ti chiediamo, permettici di svoltare, dando credito alla buona notizia che viene da te. Manifesta ancora una volta il tuo amore verso di noi e verso ogni creatura. Amen. Noi troviamo nella scrittura questa parola. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio in Cristo ha agito per amore del mondo, quindi Egli agisce per amore nostro, per amore di noi tutti insieme, ma per amore di ognuna e ognuna di noi singolarmente. Per questo abbiamo piena fiducia che quando ci rivolgiamo a Dio alla ricerca di un nuovo inizio, il nostro peccato, il nostro allontanamento, la nostra incredulità sono perdonate. E questo vi è annunciato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora cantiamo l'inno 238.
Ora ci prepariamo ad ascoltare la parola del Signore innanzitutto raccogliendoci nella preghiera. Preghiamo. Nostro Dio, tu lo sai di quante parole siamo capaci, da quante parole siamo circondati. Tu lo sai che troppe sono le parole, le opinioni, le idee, e a volte non sappiamo a chi credere, a chi dar credito. Noi stiamo per metterci all'ascolto della tua parola e ti chiediamo: manda il tuo spirito in mezzo a noi affinché tra le parole pronunciate e quelle udite giunga alle nostre vite la tua parola, capace di renderci nuove creature, capace di farci uscire dalle nostre difficoltà. Ti chiediamo quindi di accompagnarci, di intervenire tu presso chi predica, presso chi ascolta, e guidaci ogni giorno affinché la tua parola porti frutto. Amen. Leggo il testo biblico, che è anche il testo per la predicazione, dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, i versetti da 23 a 31. Allora, io leggo su questo Nuovo Testamento, che è la traduzione cosiddetta della Riforma, che è iniziata nell'anniversario della Riforma del 500. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per le nazioni. Per coloro che sono chiamati, invece, sia giudei sia greci, Cristo è potenza e sapienza di Dio. Perciò la stoltezza di Dio è più saggia degli esseri umani e la debolezza di Dio è più forte degli esseri umani. Ponete attenzione, infatti, alla vostra vocazione, fratelli. Non molti sono sapienti secondo la carne, non molti sono potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare i sapienti e le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose vili e disprezzate, le cose che non sono, per abolire quelle che sono, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Da Lui anche voi siete in Cristo Gesù, il quale è stato fatto sapienza per noi da Dio, giustizia, santificazione e liberazione, perché, come sta scritto, chi si vanta si vanti nel Signore. Il Signore benedica la lettura della sua parola. Amen.
Il lezionario in uso delle nostre chiese, Un giorno una parola, ci indica per il 15 agosto il testo biblico che abbiamo ascoltato. Un testo in cui ci sono alcuni versetti che il professor Sergio Rostagno una volta ha definito temibili, temibili. In particolare, rileggo, Dio ha scelto le cose pazze del mondo, o stolte, per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Perché temibili? È perché bisogna riflettere su queste parole e chiedersi se per caso non si stia dalla parte sbagliata, se per caso anche i cristiani non stiano dalla parte sbagliata, dalla parte cioè di coloro che non corrispondono a ciò o a chi è scelto da Dio, ai cristiani che non corrispondono alla descrizione di impotenza dell'epistola paolina. Anche noi stiamo dalla parte sbagliata, cioè siamo la parte nobile, la parte che è la parte potente? Beh, in un certo senso sì, se ci riconosciamo come parte di quella cristianità occidentale nutrita e sistemata nella parte più forte del mondo. Quella parte del mondo invidiata e criticata e per questo comunque meta di un fortissimo processo mondiale di immigrazione. Anche la pandemia virale che ci ha fatto tanto soffrire e che tante preoccupazioni continua a darci per il prossimo futuro, sconvolge il mondo in modo disuguale. Non è lo stesso curarsi nel nord del mondo o non curarsi nel sud del mondo. Stiamo forse dalla parte sbagliata della vocazione di cui l'Apostolo parla? Da un altro punto di vista potremmo però pensare che noi, rappresentanti della piccola comunità evangelica in Italia, stiamo dalla parte giusta della vocazione. Non ci troviamo in fondo in una situazione tanto diversa da quella della comunità di Corinto. Anche noi, come la comunità di Corinto, all'epoca dell'Apostolo, viviamo piuttosto precariamente in una società che più spesso di quanto desidereremmo continua a considerarci un corpo estraneo, stravagante, in un paese che sbanda felicemente tra conformismo religioso di matrice cattolica e conformismo secolarizzato, siamo spesso classificati tra coloro che semplicemente non sono, non esistono, non importano. La secolare storia valdese, poi la missione evangelica
dell'Ottocento testimoniano le sofferenze patite dai disprezzati del mondo. Pensate che questo testo biblico di Prima Corinzi fu citato varie volte dai valdesi nel 1686, durante un'epoca tragica, quella che preparava purtroppo l'esilio, oltre che l'eccidio dei valdesi in questa valle. Il 9 aprile del 1686 i valdesi di Bobbio, San Giovanni e Angrogna scrivono agli ambasciatori svizzeri accreditati alla corte di Torino per chiedere aiuto contro la repressione che si stava avvicinando alle valli. In un momento drammatico della loro esistenza, questi valdesi scrivevano di essere, cito, per la maggior parte risoluti a essere figli dei loro padri e sperano che il Signore sarà il loro liberatore, che vorrà servirsi delle cose deboli per confondere le forti. In una lettera mandata poco dopo dal moderatore Bastia agli stessi destinatari, a nome di tutto il popolo valdese, si riaffermava la volontà di resistere pur nella consapevolezza di essere miserabili, miserabili secondo il mondo. Quanta pazzia di Dio nella storia del movimento evangelico italiano, soprattutto la pazzia nello spendersi ben oltre le proprie forze e risorse. Questo forse è uno degli elementi che colpisce di più chi si avvicina alla nostra storia. Ma in ogni caso, anche se stai dalla parte giusta della vocazione, come afferma l'Apostolo Paolo, cioè da quella dei poveri e dei fragili, questo non vuol dire che hai sempre ragione. Non significa giustificare ogni pazzia, ogni irragionevolezza, ogni miseria. E soprattutto non significa neppure essere automaticamente giusti davanti a Dio. La pazzia di cui parla l'Apostolo Paolo non è la nostra, quella degli esseri umani, ma è quella di Dio. Paolo infatti non si limita a fare delle considerazioni di tipo sociologico o politico. Il fatto che ci siano nella Chiesa di Corinto essenzialmente persone semplici, senza una particolare posizione economica, per l'Apostolo ha una ragione teologica. Dio ha scelto le cose pazze, le cose deboli, le cose ignobili, le ha scelte per svergognare i sapienti, i forti, per ridurre al niente le cose che sono. Perché? Affinché nessuno si vanti di fronte a Dio. Il vanto, il peccato peggiore, soprattutto di fronte a Dio, ma comunque sempre un peccato terribile, il vanto. La pazzia di Dio è simboleggiata dalla sconvenienza della croce.
dal suo presentarsi come un Dio debole e senza forza, addirittura crocifisso. Crocifisso dagli uomini. Dov'è il Dio onnipotente se gli uomini lo possono crocifiggere come un poveraccio qualsiasi? Crocifisso, debole senza forza, ma appassionato, pieno di passione. Per chi? Per l'umanità. Pieno di amore per gli esseri umani, fino alle estreme conseguenze. Ed è questa passione di Dio, quella di Dio in Cristo, dice l'Apostolo, che ci fa vivere. È la passione di Dio che ci fa vivere. Ci fa vivere in tutti i sensi, ci fa vivere oggi e ci fa vivere nel giorno della risurrezione, non per merito nostro, ma per dono di Dio. Ecco dunque perché l'Apostolo scrive ai Corinzi: davanti a Dio la sapienza umana, la potenza umana non contano. Davanti a Dio la posizione sociale, economica, culturale degli esseri umani non ha alcun interesse. Zero. Davanti a Lui non contano le solite, dolorose, ingiuste differenziazioni umane. Basta. Finalmente c'è qualcuno che si rivolge a noi senza prima farci l'esame. Basta. Nessun esame di prestigio sociale, nessun esame di cultura, nessun esame di teologia, nessun esame di fede. Niente. L'Apostolo vuole dirci chiaramente che l'amore di Dio non si compra, non c'è alcun merito. Davanti a Lui bisogna presentarsi così come siamo umanamente, senza le vestigia del prestigio sociale, culturale, economico, di censo, di nascita, di famiglia, di luogo, quelli del nord, quelli del sud, i bianchi, i neri. Come disse Lutero sul letto di morte, siamo dei mendicanti, mendicanti della grazia di Dio. Perché presentandoci a Dio con le nostre mani vuote, sappiamo che è Lui a riempircele con la sua grazia, che è il dono di Gesù Cristo, che appunto, come dice l'Apostolo, è sapienza, è giustizia, è santificazione, è redenzione. Come traduce la Bibbia della Riforma, liberazione. E così ci rinnova, e così ci converte con il suo spirito, e così ci manda nel mondo con questo messaggio di speranza e di liberazione per tutti. Nessun catalogo da presentare, buoni, cattivi, giusti, ingiusti, nessun vanto, nessuna arroganza, nessuna superbia religiosa. Nessuno si vanti di fronte a Dio e chi si vanta nel Signore.
Soli Deo Gloria, solo a Dio sia la gloria. Amen. Ora vogliamo cantare la prima e la seconda strofa dell'inno 50. Ed ora ascolteremo il messaggio di saluto della moderatora, la diacona Alessandra Trotta, a nome della Tavola Valdese. Cari fratelli e care sorelle della Chiesa Valdese di Pramollo, di tutte le chiese valdesi del primo distretto, o che da qualunque luogo in Italia o all'estero, grazie ai mezzi tecnologici, partecipano a questo culto del 15 agosto, vi porto il saluto della Tavola Valdese. È il 15 agosto di un anno ancora carico del dolore, delle preoccupazioni, dei mesi del contagio diffuso, dell'isolamento nelle case, del distanziamento sociale e delle incertezze, ma anche delle vive speranze per il futuro. È un 15 agosto senza la tradizionale festa popolare nel senso più nobile del termine, un raduno gioioso all'aria aperta con centinaia di persone che giungono per l'occasione da ogni dove, con i bambini che si rincorrono, i vecchi che raccontano, con le risate, i giochi,
l'odore dei cibi da condividere, l'allegria dei canti. Ma non è un 15 agosto senza la celebrazione delle lodi del Signore, senza l'ascolto attento della sua parola di vita e l'appello a leggere i segni dei tempi e a vivere fino in fondo insieme la vocazione dell'ora presente. Una vocazione che si intreccia forse più che mai quest'anno con due degli elementi che da sempre caratterizzano l'incontro del 15 agosto in queste valli. Il primo è l'amore profondo per questa terra. Non però un amore nostalgico o romantico imbevuto dell'epica di un passato idealizzato che rischia di ammuffire per mancanza di ossigeno, mentre queste aree si spopolano e si vive la frustrazione profonda di passaggi generazionali mancati nei silenzi timorosi e sfiduciati e lo spaesamento di mutamenti non compresi. Serve invece l'amore che si impegna con un coraggioso investimento di pensiero e di risorse spirituali e materiali a costruire le condizioni perché questi luoghi bellissimi possano continuare ad essere luoghi in cui vivere una vita degna di essere vissuta, luoghi in cui crescere i propri figli, in cui lavorare e riposare, in cui lodare e servire il Signore. L'amore tenace, resistente, ma anche creativo, di chi conosce la durezza e la fragilità di questa terra, ma anche la ricchezza di conoscenze, di talenti, di risorse specifiche che possono essere messe in campo in modo solidale. L'amore che rende visibile l'esistenza di una comunità che pensa, che sente, che opera in relazione al territorio, costruendo reti e relazioni di cura che rendono la vita autenticamente umana. Il secondo elemento non slegato dal primo è quello del sentimento di unità che unisce le comunità del territorio, il senso di appartenere ad una realtà più ampia della propria parrocchia, che affonda le radici negli antichi patti di unione in vista di una responsabilità comune nella testimonianza dell'Evangelo. Un'unità, quindi, che necessariamente va declinata in direzione opposta a quella nella quale la chiamata all'unità viene urlata intorno a noi. Non un'unità costruita sull'omogeneità, non un'unità costruita su una chiusura difensiva o orgogliosa che respinge tutto quello che è difforme o sconosciuto, ma al contrario, un'unità messa al servizio dell'apertura, del dialogo, dell'accoglienza. Proprio nel quadro dell'amore per queste valli, cari fratelli e care sorelle, mi sembra che sia essenziale guardare ad almeno due ambiti in cui questa vocazione all'unità deve urgentemente essere spesa. Il primo è quello dell'attenzione a ciò che è ai margini, anche e prima di tutto all'interno delle nostre comunità. Ogni gruppo che vive pienamente la vita della Chiesa, il gruppo degli impegnati, dei militanti, di quelli che contribuiscono, che ci sono quando serve, si chieda che c'è ai margini della mia comunità? Chi c'è, non visto, non tenuto in considerazione, che attende di essere accolto davvero in una comunità in cui possa sentire di avere un nome ed un posto? Il secondo è il rafforzamento dell'impegno nella società civile a fare ciò che siamo capaci davvero di fare, un talento che la storia ci ha consegnato e che dobbiamo coltivare sempre, perché è sempre più raro, quello di offrire spazi, opportunità, contesti relazionali per fare dialogare e collaborare per il bene comune soggetti che appaiono distanti. Un allargamento dei confini della comunità civile che renda possibili nuove forme di convivenza solidale fra mondi sempre più plurali che abitano ormai anche in questi territori. I gruppi dei soggetti tradizionali che resistono mentre altri vanno via. Le persone, a volte i discendenti, che tornano dopo aver studiato e vissuto per lungo tempo altrove e naturalmente sono trasformati dalle cose che hanno vissuto e sperimentato in contesti diversi. I nuovi residenti che hanno scelto di vivere qui, spesso per realizzare dei progetti di vita e di lavoro di valore. E i soggetti deboli, e sempre di più ve ne saranno,
che qui sono invece costretti a vivere perché trovano case che altrove non troverebbero o non potrebbero permettersi, o un'ospitalità temporanea ma duratura in situazioni di precarietà e di difficoltà. Processi non facili né indolori, ma in qualche modo ineludibili per costruire un futuro all'altezza della speranza che l'Evangelo ci chiama a portare nel mondo. Processi che hanno bisogno delle migliori energie di tutte le generazioni, in cui vi è spazio, in particolare per un nuovo protagonismo giovanile da incoraggiare e da accompagnare con fiducia. Sono i fili delle riflessioni che tenteremo di seguire anche nella settimana di appuntamenti organizzati nel periodo che sarebbe stato sinodale, a Torre Pellice dal 24 al 30 agosto, sotto il titolo Generazioni e rigenerazioni, avere cura di persone, memorie e territori, ai quali speriamo che molti potranno e vorranno partecipare. Il Signore ci benedica, fratelli e sorelle, conduca il nostro piede su cammini di pace e di giustizia, riempia di gioia e di fiducia i nostri cuori. Buon 15 agosto. Ci raccogliamo in preghiera. Nostro Dio, al termine di questo nostro culto, ti preghiamo per noi che siamo qua. Ti chiediamo, fa che ci fidiamo di te. E in questa epoca di tante parole che ci dicono che dobbiamo cambiare abitudini, idee, prospettive, fa che consideriamo di tornare a te, fonte di vita, di amore e di speranza. Permettici di riconsiderare la nostra vocazione, senza vanagloria, ma anche senza complessi di inadeguatezza. Ti preghiamo per tutti e tutte coloro che attendono e cercano la parola e l'azione di coloro che dicono di credere in te. Parola e azione capaci di risollevare dalla miseria ed essere una mano tesa nel deserto delle relazioni umane. Tieni perciò la tua Chiesa sparsa in ogni luogo della terra, lontana dalla tentazione di compiacere i potenti. Mantienila fedele al servizio per cui l'hai costituita e la crei ancora oggi, l'annuncio della buona notizia per ogni essere umano. In questa giornata ti preghiamo per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un'amica, un caro fratello o una cara sorella in Cristo a motivo del Covid. Ma ti preghiamo anche per tutti coloro che hanno sentito mancargli il terreno sotto i piedi, per gli scossoni che la sicurezza del mondo a cui erano abituati è venuta meno. Ti preghiamo per le lavoratrici e i lavoratori, per chi deve prendere decisioni. E ti preghiamo per tutti coloro che vivono in luoghi di conflitto, che ciò siano delle famiglie, delle coppie o degli stati, delle terre, dei territori. Fa che la nostra testimonianza non venga meno e che per quello che ci è dato di fare, compiamo ciò a cui ci hai chiamati con diligenza e con sensibilità.
Noi ti chiediamo ogni cosa nel nome del Signore Gesù e ti diciamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo il regno, la potenza, la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E vogliamo cantare le tre strofe dell'inno 41. E vogliamo ricevere e invocare la benedizione del Signore sui nostri giorni e su ogni creatura. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda gratuitamente acqua di vita. La grazia del Signore Gesù sia con tutti e tutte. Amen. All'interno di questo speciale 15 agosto ci spostiamo ora a Bobbio Pellice, nella borgata Poglio. Siamo in questa scuoletta che è una vecchia scuola valdese, in un luogo, il Podio di Bobbio, dove per tanti anni questa scuoletta ha funzionato. Ma prima che fosse scuola, in questo luogo si costruì una memoria, un patto di unione
tra i valdesi. Andiamo per ordine. Sappiamo tutti che i valdesi sono un movimento medioevale, nato nel XII secolo, si è espanso poi in tutta Europa, è arrivato in Italia, si è fermato anche in queste valli e per secoli ha dovuto subire inquisizioni, processi, roghi, maltrattamenti. Nel 1532 i valdesi, dopo essersi accuratamente informati di che cosa stava succedendo in Germania a livello della religione, decisero in una assemblea pubblica al Sinodo di Chanforan di aderire alla riforma protestante. Attenzione, aderirono non a una chiesa, non a un movimento strutturato, ma a un movimento, appunto, a qualcosa che voleva cambiare la chiesa dell'epoca. La riforma, appunto, non la rivoluzione. La riforma portò alla nascita di chiese strutturate, organizzate in modo diverso, dove la Bibbia era centrale. I valdesi si riconobbero in questo e decisero di aderire alla riforma. Questo portò dei cambiamenti. Il più grande fu che da un movimento che viveva nella clandestinità, i valdesi si organizzarono con delle chiese locali, con degli edifici di culto, con dei pastori in ogni comunità, con una predicazione basata sulla Bibbia nella lingua del popolo e non più in latino, e aperta a tutti. Questo scatenò la repressione contro il protestantesimo, ideata in parte da quella che viene chiamata la Controriforma e sostenuta dalle autorità cattoliche e dai sovrani dei vari stati in cui l'Italia era divisa all'epoca. Ma non solo l'Italia. Già nel 1545 i valdesi del sud della Francia, originari di queste valli, poi trasferitisi, vennero massacrati. È ricordato come il massacro dei valdesi del Luberon. Nello stesso anno in cui si farà il patto del Podio qui, saranno massacrati un mese dopo i valdesi dei Calabria. I valdesi di Calabria, anch'essi originari di queste valli, erano da secoli in vari paesi del sud Italia e a un certo punto venne scatenato e ordito contro di loro il massacro, l'obbligo alla conversione, all'abiura oppure essere uccisi. Migliaia di loro vennero uccisi. Una sorte simile toccò ai valdesi che abitavano lì vicino, in Puglia, ma in modo diverso. Vennero incaricati i gesuiti di questo lavoro e i gesuiti andarono a trovare tutti i valdesi cercando di, come dicono i testi dell'epoca, convertirli con suavitate, cioè dicendo loro: ma volete fare la brutta fine che hanno fatto i valdesi di Calabria? E anche il valdismo in Puglia sparì per alcuni secoli. Veniamo a queste valli. Queste valli nel 1561 vengono prese di mira dal duca Emanuele Filiberto di Savoia, che riceve enormi pressioni da parte cattolica affinché dia inizio allo sradicamento degli eretici, così venivano chiamati i valdesi, dalle sue terre. Già nel settembre del 1560 il duca affida a Giorgio Costa della Trinità il comando di un esercito incaricato di compiere il massacro. E inizierà una vera e propria guerra che durerà dal 14 febbraio al 28 aprile, quando il duca, costretto dall'evidenza al fatto che non avrebbe potuto vincere, decide di concedere ai valdesi un trattato di pace. Un mese, neanche un mese prima che inizino le ostilità, i valdesi sanno che qualcosa di brutto sta per accadere. Hanno avuto
notizie dei massacri del sud della Francia, sanno che i valdesi di Calabria sono minacciati perché il loro pastore, Giovan Luigi Pascale, era già stato bruciato sul rogo a Roma un anno prima e quindi decidono di ritrovarsi qui, in questa località, per stabilire fra loro un patto. Dobbiamo ricordarci che i valdesi all'epoca, pur essendo in queste valli e nelle valli vicine, sono sottoposti ben a tre diversi stati. Il Ducato di Savoia, che comprendeva le valli del Pellice e della Germanasca, la Francia, che occupava la Valchisone e il Pragelatese, e il Marchesato di Saluzzo, dove molti valdesi allora abitavano ancora, verranno poi sradicati pochi anni dopo. I valdesi si ritrovano per un primo incontro, quelli della Valpellice, che sono i più minacciati dalla crociata, e ci sono anche i loro confratelli della Valchisone, quelli che sono invece sottoposti al re di Francia. Il 21 gennaio le delegazioni delle valli Pragelato, Chisone, Luserna e San Martino sottoscrivono il cosiddetto Patto dell'Unione. Viene comunemente chiamato Patto del Podio, verrà ratificato in vari momenti, prima in un incontro tenuto a Villarpellice e poi dal sinodo del 1567 tenuto in Valchisone a Villaretto. Cosa stabiliva questo patto del podio? Ne abbiamo almeno tre descrizioni che sono giunte fino a noi. Due di esse sono di poco posteriori ai fatti, una del 1562, anche l'altra del 62, una in francese e l'altra è in italiano. Vi leggo, perché così lo capiamo tutti, vi leggo gli elementi di questo accordo. Scipione Lentulo, nella Storia delle gravi e crudeli persecuzioni del popolo valdese, dice: furono tutti al fine del parere che il popolo valdese, et di qua et al di là dei monti, farebbono fra loro perpetua e inviolabile confederazione. Cioè, decidono che sono una sola entità, anche se sono divisi in tante comunità locali, promettendo tutti di mantenere con la grazia di Dio la pura predicazione dell'Evangelo e l'amministrazione dei Santi Sacramenti, che sono poi gli elementi essenziali dell'essere Chiesa secondo la visione protestante. Amministrare i sacramenti, i due che il protestantesimo ha conservato, cioè il battesimo e la cena del Signore, e la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Infine, di aiutarsi e soccorrersi scambievolmente gli uni gli altri, di rendere ubbidienza ai loro superiori, e poi l'ultima parte, che non sarebbe lecito a nessuna di tutte le valli promettere, transigere, ovvero accordare cosa alcuna sopra il fatto della religione senza il consentimento di tutte le altre valli. Cioè, è un accordo basato forse un po' sul modello del libro dei giudici nella Bibbia. Quando una tribù è minacciata, le altre tribù vengono in suo soccorso. La stessa cosa adotteranno i valdesi. Nessuno di noi potrà trattare la pace separatamente perché siamo legati da un patto inviolabile. Questo patto noi lo consideriamo come il primo elemento giuridico di esistenza della Chiesa valdese. Esisteva da molto prima, vi ho detto dal 1532, quando aderisce alla Riforma, esisteva il movimento valdese fin dal Medioevo, ma il primo trattato che ci dica che i valdesi hanno deciso di rimanere fra loro uniti, di aiutarsi e soccorrersi scambievolmente, è appunto del 1561 e viene firmato qui
a Bobbio Pellice, nella borgata Podio. 460 anni dopo il patto del Podio, che ha significato quello che abbiamo appena sentito, siamo qui, siamo nella borgata del Podio, di fronte alla scuoletta che oggi è anche museo-esposizione, che racconta questo momento importante di 460 anni fa. Appunto, un momento importante capitato molto tempo fa, ma importante da ricordare, da ripercorrere, da in qualche modo rifare nostro. Importante perché ci parla di un patto, di una federazione, di un federarsi tra persone che abitano al di qua e al di là dei confini, quindi un patto internazionale. Importante perché ci parla di un patto di resistenza di fronte a un potere che vuole in qualche modo sopraffarti, e lo vuole fare con la forza. Un fatto importante da ricordare, dicevo, e questo è quanto ci si è detti con il comune di Bobbio Pellice, con la chiesa valdese di Bobbio Pellice, che è tra le principali promotrici dell'iniziativa, con il CAI, con la Proloco, insomma con le realtà che vivono sul territorio e che hanno sentito l'esigenza insieme a noi di promuovere il ricordo, la memoria di questo momento, ma anche di altri. Allora la questione principale era capire come fare questo, come vivere questo momento di celebrazione o quantomeno di ricordo. L'idea principale iniziale è stata quella di dire: organizziamo un convegno internazionale. Lo facciamo nel 2021, quando ci sarà appunto la ricorrenza del 460esimo anno, e lo facciamo attraverso questo convegno internazionale, provando a mettere insieme idee che arrivano un po' da ovunque dall'Europa, perché comunque questo è un patto importante dal punto di vista del protestantesimo europeo. Però poi abbiamo detto forse non basta, forse è limitante, perché non si apre alla conoscenza di tante persone, o almeno non a sufficienza. E quindi la seconda idea che è venuta è stata quella di provare a ragionare su invece un itinerario da farsi a piedi, che tocchi diversi luoghi importanti nella storia del protestantesimo europeo e ovviamente nella storia valdese, e provare a costruirlo chiamandolo itinerario storico del Podio. Fisicamente è stato pensato ed è un itinerario che parte dal centro di Bobbio Pellice, tocca il tempio Tempio Valdese di Bobbio Pellice, arriva passato il Lungo Cruello, la borgata Balmette, arriva qui al Podio, ma poi prosegue, arriva alle Pausette e poi passa a Sibaud, altro luogo importante nella storia valdese e protestante europea, e quindi ritorna a Bobbio Pellice. È un itinerario che oggi pomeriggio avrà una sua pre-inaugurazione. Dico pre perché è in costruzione, e fisicamente lo stiamo allestendo. Gli ultimi pannelli saranno installati dopo il 15 agosto, ma comunque oggi abbiamo pensato di aprirlo, di avere un momento di viaggio dentro la storia valdese. E poi avrà la sua vera e propria inaugurazione il 12 settembre, quando ci sarà anche un annullo filatelico, partenza come oggi pomeriggio sempre da Bobbio Pellice, dall'area Pinic di Bobbio Pellice, e ripercorreremo insieme di nuovo questo percorso, che è un percorso che ci parla del patto del Podio, ci parla del resistere dei valdesi, che incrocia tra l'altro un itinerario culturale europeo, le strade dei Valdesi e degli Ugonotti, che proprio a Sibaud hanno il loro punto di arrivo,
e che quindi dà a questo itinerario anche, ridà un respiro europeo a questo luogo, ma a tanti luoghi di Bobbio Pellice o delle valli valdesi che nei secoli sono stati protagonisti, loro malgrado, di questa storia che è molto più grande della storia locale che viviamo.